Bene amici, oggi ho anche il cameraman. Bene amici, benvenuti in questa nuova location. Siamo a Rimini, ho un cameraman di fiducia che sto pagando profumatamente, per cui se le riprese non vengono bene lo licenzio. Ah, non ti pago però, è vero. E siamo qui finalmente a provare una pizzeria qui a Rimini. È da tipo un anno che volevo fare sto video. Cogliamo l'occasione, venite con me, non ve ne pentirete. Ci troviamo a Miramare. Andiamo a provare la pizzeria Pizza Italia del mio amico, diciamo, Enzo, che ho conosciuto già a gennaio quando ho fatto il video della pizza fritta. Ve lo lascio tipo qua su a destra, qui da qualche parte, a destra. Qual è la destra? Non lo so. Questa di fatto è tipo una pizzeria napoletana, una delle prime pizzerie napoletane aperte a Rimini. E fate conto che io la frequento da... da tipo 5 anni e mi facevo apposta tipo un'ora di macchina per venire a mangiare la pizza qui, per cui ci sta. Eccoci. Ah, mi fa piacere rivederti. Ah, ti dispiace se... Vai. E qui si sente proprio l'odore di casa, l'odore di Napoli, anche se non sono mai stato a Napoli. È la prima volta che tra l'altro vado dietro un banco di pizzeria, quindi per il mio canale questo è qualcosa. Abbiamo di... Abbiamo il nostro impasto. Questo è impasto diretto, è stato fatto stamattina alle 5. Impasto verace napoletano? Sì, questo è quello di una volta, diciamo, esatto. Si faceva una volta. Che farina utilizzi? La... Caputo! Ah, no, Caputo, la Mulino Grosso, sto scherzando. Chilometro zero. Vabbè, giusto. Lasciamo vedere anche il forno a legna. Tra l'altro fa un bel caldo qui. Ah, sì, guarda, i giorni... Ah, che meraviglia. È un casino. Allora, che ci fai vedere? Facciamo la pizza? Vai. Tra l'altro, se poi dopo me lo concedi e mi fai fare una pizza... Come? Mi farebbe un botto piacere. Speriamo che il forno sia a temperatura. Allora, quando c'è il buco... Giusto. Fogliolina di basilico. Perché questo è st'impasto, sta soffrendo il caldo in una maniera impressionante. Quanto siamo? 3,90? Sì, perché questo quando supera i 400 dopo devi starci attento di brutto, perché soprattutto sotto inizia a bruciare. Finché cuoci una pizza va bene, ma se butti dentro 4-5 pizze inizia a diventare un casino. Già. Hai festeggiato la laurea? Sì, dai. E ti sei ubriacato? Troppo. l'abbiamo fatto vestire da pizzaiolo. Dai! Anche col cappello, quello tipo a fungo. Adesso vi faccio assaggiare la pizza col pata negra da 65 euro. Io sono d'accordo per la pizza a 15 euro. Però tutto di questi tempi. Il forno ancora non... Non ti preoccupare, perché so già che... Bravo, che è comunque buona. Ma io questa prima direi di assaggiarla, però, dai. Come? Dai, sinceramente. Dai. Mamma mia, l'odore. Poi la cosa più buona della pizza in questo caso è che non l'ho fatta io, per cui me la gusto il doppio stavolta. Questo periodo qua per mamma voi... mia. Non perché ci sei tu qui dietro, anche perché sennò mi picchia, ma è davvero spettacolare. Cuoce come non mai. I napoletano direbbero come coach. Come cazzo coach. Sarà che inizio anche ad aver fame. No? Dai cameraman, visto che non l'ho mai assaggiata, sento che scoppia. Buonissima, complimenti. Mamma mia, di fresco. Praticamente c'è lo sbalzo termico.
Siamo qui. Puoi provare? Ah, assolutamente. Se esce bene mi assumi? Sì. Ti conviene non allargarla troppo perché... Oh, ok. Apparecchiare fuori. Me la cavo, eh? Bravo. Agli anni di studio. Adesso sai cosa? Filmati così. La condisco la con l'allargo. La... Se non è che è ordinazione. Poi c'ho i datterini. Prova con vai, datterini. Diciamo datterini, vai. In questo momento un po' di pressione. Allora, si può bravissimo, dai. Mamma mia. Dai, non punto però che è troppo più alto. Adesso la faccio gestire a te, dai. Io il mio l'ho dato. Estate mi manca il formaggio. Ti devo cazziare. Perché? Mi hai dimenticato di mettere una cosa. Sì. L'olio. L'olio l'ho messo, te non l'hai visto. Ah, il basilico. La mettiamo. Oh, è più bella questa, eh. E questa è uscita proprio bene. Dai, guarda, ci metto anche un po' di basilico. Almeno siamo tutti soddisfatti. Se vuoi fare l'extra. Faccio la copertina, aspetta. Ah, vieni che ammiriamo. Bravo. Io adesso assaggio perché giustamente non è che lavoriamo per non assaggiare. Vediamo se riusciamo a consumare il prodotto qui. Sarà che l'ambiente, ma l'impasto a me piace da morire. È un po' calda. Allora, come è uscita? Fritta bene? Buona. Questa qui, sinceramente, è un'ottima pizza. Ma sei un aspirante pizzaiolo? No, faccio un pizzatuber. Io sono arrivato adesso. No, un youtuber. YouTube radio. Generalmente quante pizze mangiate? Una al giorno, sì. Una al giorno. È stufa dopo tanti anni? Cerco magari, sai cosa, di mangiare meno carboidrati a pranzo. Poi iniziamo a lavorare, verso le 8:30, alle 9 inizia a venire l'appetito, no? Anche perché... Allora, passa tutta questa pizza davanti. Allora, parere? Buona? Ottima. Perché l'impasto è vostro, gli ingredienti sono vostri. Io l'ho solo stesa, è quasi infornata, dai. Tanto ti ringrazio perché davvero è stata un'esperienza fantastica. Vi ricordo, anzi, vi invito a venirlo a trovare qui a Miramare, via Guglielmo Marconi 33A. Anche perché davvero, non perché sono qui, ma è una pizza che merita. È a Rimini e soprattutto qui al nord Italia, non è che ce ne siano troppe adesso. E poi la napoletana grande scuola di Quindi adesso l'abbiamo già detto prima off camera, ma in futuro avremo modo di ribeccarci, mi fa piacere. Mi raccomando, seguiteci, seguite anche lui, vi lascio in descrizione tutti i link social, Instagram, Facebook. Sì. Lasciate il vostro mi piace, commentate se il video vi è piaciuto e venite qui a Rimini, magari ci becchiamo tutti insieme. Ciao ragazzi. Ciao.